L'album si chiama Chilometro 183. Da lì sono venute fuori un po' di idee, non che il chilometro 183 oppure che l'esperienza lì abbia tirato fuori i testi, però ci ha fatto riflettere su tante cose e poi è venuto fuori l'album. Già parliamo della nostra generazione, di quello che siamo diventati, di quello che siamo, sì, di quello che ci hanno lasciato. E abbiamo deciso poi di passare a cantare in italiano. E alla fine era stata una scelta. All'inizio eravamo un po' indecisi e poi dopo siamo stati sicuri, perché poi abbiamo fatto diversi concerti l'anno scorso e poi una volta abbiamo provato per dire a fare un pezzo in italiano e ha funzionato parecchio bene, insomma. E la cosa che ci interessava più di tutti era comunque anche riuscire a esprimersi al meglio, perché cioè, in inglese comunque ci esprimevamo bene, però non è comunque la nostra lingua. E quindi abbiamo deciso di fare questa avventura, il sound, abbiamo cercato di farlo ancora più sporco perché ci piaceva così e niente, abbiamo fatto Apocalypse, che è il primo singolo che diciamo è un po', come dire, sarcastico sul diciamo chi fa il doppio gioco sociale, per dire, oppure comunque fa l'alternativo soltanto per il gusto di farlo, insomma. Quello che abbiamo parlato nell'album è il fatto che, per esempio, una canzone parla del fatto che comunque quando per dire io e tu avevamo 15-16 anni, tutti ci dicevano ma sarete le generazioni del futuro, ma tanto voi avrete tutto facile, perché insomma il mondo va verso quella direzione, il mondo va bene, quindi siete fannulloni, siete dei bamboccioni. E poi dopo in realtà insomma non è andata così, anzi ci siamo trovati smarriti come a chilometro 183 e dopo, però insomma io penso che in realtà quelli della mia generazione non siano proprio dei bamboccioni, ma anzi siano una generazione che si dà da fare abbiamo creato un sacco di cose, anzi ci siamo dovuti risollevare da una situazione che forse i nostri genitori non hanno mai affrontato. Cioè, si vede che la musica comunque è sempre un tassello fondamentale comunque. In questo paese è bello vedere che la gente viene ai concerti, che ti ascoltano. Ci siamo fatti anche diciamo un sacco di amici e abbiamo conosciuto delle realtà veramente che non ci immaginavamo nemmeno. E poi vedi posti nuovi. E anche sì, una bella esperienza comunque per una band, penso che uscire e fare anche 4-5 giorni di fila fuori, condividere gli stessi posti, concerti tutti i giorni, è bella. Il negozio era più importante, speriamo di fare insomma anche meglio anche quest'anno. Poi abbiamo fatto per dire anche un festival che aveva un'anima un po' più rockabilly, che diciamo c'erano anche degli ospiti importanti, perché era il Cannonball Festival. Abbiamo avuto un po' di fortuna perché c'era una tempesta tropicale, quindi non ci si immaginava di suonare davanti a un sacco di gente in spiaggia, invece non è andata proprio così. E poi dopo un'altra bella esperienza per dire a livello di festival è stato il Ferra al Bosco, che però è stato l'anno scorso, che era a Badia San Salvatore e c'erano veramente quasi 1000 persone. Sì, era un bel festival anche. Sì. L'impegno che dobbiamo anche rendere sono la data di stasera a Terrazza sul Lago a Piave Santo Stefano, domani sera a Prato al Capanno Blackout. Poi abbiamo giovedì prossimo, diciamo che per il pubblico di Arezzo dovrebbe essere la data più importante, quella del Velvet, dove facciamo il release party. Insomma, speriamo che... E al WIP il giorno dopo. Sì, al WIP Work in Progress in Terranova il giorno dopo. Insomma. Poi saremo di nuovo in Sicilia. A marzo, poi abbiamo già tipo 12 date, per dire. Quindi, però speriamo che ne vengano fuori altre. Insomma, così almeno ci divertiamo un po', insomma.